Terzo spazio, ve l'avevo anticipato, avremo parlato di musica. Torna a trovarci un grande amico della nostra emittente e ne siamo fierissimi. Da pochissimo è uscito il suo ultimo singolo che ha già fatto incetta di visualizzazione e ottimi feedback. Vediamolo insieme, Altalene. Con te ho visto il resto scomparirmi intorno, la notte è diventare giorno, ogni tanto ripenso a quando ero con te, ad ammirare l'ultimo tramonto, a raccontare ciò che non racconti, a vorrei darti il mondo, ma ora non ho tempo, che ora sono spento, e vorrei dirti che non mento, quando dico che non so che cosa ho dentro. Quando sento una canzone e poi ti penso, quando credo che non sia abbastanza il tempo. Ladies and gentlemen, il graditissimo ritorno a Telebari Social Night del Il Mago. Buonasera a tutti, buonasera a Maria. Sorta di presentazione. Ma come sempre al top. Ma insomma no, solo quando sei tu, soprattutto quando sei tu. Che periodo è questo per te? Abbiamo visto Altalene, voglio sapere tutto. È un bel periodo, sto componendo tanta musica, sto scrivendo tanti brani nuovi, sto lavorando in silenzio anche se da un mese è uscito Altalene. Che, devo dire, mi sta dando un sacco di soddisfazione. Assolutamente, ho letto qualche commento su YouTube, ho visto anche le visualizzazioni, va alla grande. Sì, sì, stanno andando molto bene, abbiamo fatto più di 50.000 views e spero vada sempre più oltre. Mi hanno taggato un sacco di persone, su TikTok sta funzionando, quindi bene così. Nella testa tua com'è nato questo brano? Questo brano parla un po' di quelle relazioni tossiche che bisogna saper lasciare andare nonostante sia difficile. E quindi un po' come le altalene, no? Che vanno avanti e dietro, fanno come per spiccare il volo, ma poi sono tenute dalle catene. Ok. È un consiglio che dai a terzi o a te stesso? È un consiglio che do sia a me stesso che a terzi. È importante perché bisogna amare prima se stessi. Rappresenta nel tuo un classico della tua scrittura, della tua musica, o no? O c'è qualcosa di innovativo? In Altalene, diciamo che sono tornato un po' a quello che ero qualche anno fa, però sempre in chiave attuale, in chiave moderna, anche perché la produzione è sempre di Maninni, che mi fa sempre grandi magie. Ecco, allora adesso hai toccato questo tasto. Non posso non chiederti, come hai vissuto il Sanremo 2023 e poi pensiamo al Sanremo 2024? Allora, il Sanremo 2023, se devo parlarne a livello personale, mi dispiace che poi tra i big non ci sia stato il mio amico Maninni. Devo dire che però ho avuto tante sorprese dagli artisti che hanno partecipato. Mi è piaciuto molto il pezzo di Tananai. Mi è Tango. Piaciuto, sì, meraviglioso, meraviglioso. Mi è piaciuto molto Lazza, okay. Mengoni, c'era tanta qualità musicale. Perché annunciavo al 2024, preannunciavo che ne avremmo parlato, ti piacerebbe esserci? Diamine, io è il mio sogno e stiamo anche lavorando a questo, speriamo possa andare in porto. Sei da sempre super affezionato alla nostra città. Sì. Sei ancora convinto che si possa far musica stando a Bari? Sì, questo grazie ai social, grazie a internet e grazie ai mezzi di comunicazione che abbiamo per poterci far ascoltare anche in un altro posto che non sia Bari, ma da casa nostra. Ho un domandone un po' impegnativo. Tu sei pronto a rispondere? Io non so se sono pronto a farlo soprattutto, però vai, ci provo. Vai, dimmi. Quando fate musica, avete un po' la cognizione che c'è veramente tantissima offerta, forse anche un po' più della domanda musicale? Sì, devo prendere un Gatorade, questa domanda impegnativa. È un dato oggettivo. Mi ha provato. È un dato oggettivo, bisogna essere sempre consapevoli però di quanto impegno ci si mette e della qualità che si porta. Io sono consapevole della mia musica, faccio il meglio per renderla bella, punto sempre a fare meglio ovviamente, quindi sono abbastanza sicuro delle mie canzoni. Abbiamo parlato del tuo legame con la nostra città e come non rivedere e riascoltare un tuo pezzo super iconico. Vai! Se non fossi nato a Bari, beh, probabilmente non conoscerei molta di questa gente che mi ha tenuto i piedi a terra troppo tempo, che mi ha sempre giudicato e mi conosce a stento. Fossi nato a Milano, se a volte ci penso, scrivere canzoni avrebbe avuto senso, che le opportunità la nascono dal niente, che forse c'è qualcuno che magari sente. Se non fossi nato a Bari, non vedrei le onde infrangersi sul lungomare quando è notte,
Non parlerei di tutto con 100 passanti, che qui ci si conosce quasi tutti quanti. Se non fossi nato a Bari non saprei il dialetto che mi parlava nonna ed era troppo stretto. E quando arriva sera scende la malinconia, si accendono i lampioni fino giù in periferia. Come stai vivendo negli ultimi giorni, negli ultimi momenti la nostra città? Ci sono dei posti che hai scoperto, riscoperto, oppure sei sempre fedele ai tuoi... Io sono molto fedele ai posti che frequento, però ti devo dire che da quando ho preso il motorino e da quando stanno iniziando le belle giornate, sto cominciando a tornare di più sul lungomare, in centro, che sono sempre i posti più belli, perché dove c'è il mare c'è bellezza. Stai andando piano col motorino. Certo, sempre sotto i 50. Mi raccomando, mi raccomando. Vorrei creare con te una sorta di playlist musicale. Se tu fossi il boss di Spotify, che musica ascolteremo magari prima di andare al San Nicola? Due, tre canzoni per le vibes giuste. Ci siamo. Se non fossi nato a Bari, la prima. Dell'artista, ricordami? Il Mago. Ah, ok. Il Mago. Me lo devi presentare. Il Mago. Poi, Urlando contro il cielo di Ligabue è un pezzo che, insomma, da stadio, da prepartita, certo, che carica. E poi, per coerenza, dovrei dire qualcosa di Vasco, quindi penserei a un Rewind che ti dà un'altra carica pazzesca. Una playlist invece per immergersi nei borghi, nei vicoli di Bari Vecchia? Qua io andrei sul cantautorato italiano, vecchio stampo, un po' sul De Gregori, ma anche Venditti, seppur c'è quello stampo romano, però è abbastanza adatto a girare per Bari. Local. Sì, local. Va bene, e ogni tanto ti sgamo su Instagram, che vai veramente allo stadio. Sì, sì, sì. Non spesso, non sempre, perché non amo molto i posti affollati in generale, però... Amo molto sostenere la mia città. È un buon anche momento per la squadra. Sì, sì, sono contentissimo. Spero anzi di poter suonare magari allo stadio prima di una partita. Chissà. Vediamo insieme questo RVM a tema calcistico. Attenzione, il treno regionale della SSC Bari è in arrivo al San Nicola. Allontanarsi dalla linea bianco-rossa. È tornato alla grande il trenino del Bari, super iconico. Scriveresti mai l'inno per la Bari? Sì, 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 senza pensarci due volte. Beh, ma io appartengo a questa città, io la sento mia così tanto, sì, da portarla nella mia musica, come ho già fatto, come vorrei continuare a fare. Noi, secondo me, hai tutte le carte in regola per poterlo fare. Grazie. Sei anche uno che ama tanto sperimentare e conoscere... Sia i grandi artisti, l'hai detto, sei molto affezionato ai cantautori italiani, ma anche gli ultimi arrivati. Quali ultime scoperte musicali hai fatto ultimamente? Allora, come ho detto prima, mi piace molto Tananai. L'avevo sottovalutato all'inizio, invece tanta tanta roba. Mi piace molto Tananai e altre scoperte musicali. Lazza, ecco, io non sono molto affezionato al genere di Lazza. Ok. Ma dopo il brano di Sanremo sono andato a spulciare, devo dire. L'hai rivalutato? Roba. Sì, sì, tanto, tanto. E allora andiamo ad ascoltare ancora un altro brano del... Ah no, prima volevo indurti ad una riflessione. Vai. Ho rubato dal Corriere del Mezzogiorno un articolo di Vincenzo Salemme, era una citazione sua, dovremmo avere uno still di articolo, va bene. Comunque parlava del cinema, della crisi del cinema. Sì. E purtroppo le sale sono chiuse, cioè chiudono sempre più sale. E volevo chiederti... Se hai delle idee affinché l'arte possa vivere e che bisogno hanno gli artisti affinché si possa vivere sempre in maniera egregia e soddisfare il pubblico? Allora, io penso che l'arte non abbia tempo e non abbia spazio. Quindi, voglio dire, ci si aggiorna continuamente. Aggiornandosi, ad esempio, toccando un argomento importante, i teatri. Ecco. I teatri, come ho ascoltato stamattina dal mio amico Gianmarco Colaiemma. Era qui stamattina. Sì, ho visto su Facebook, è una follia che i piccoli teatri non vengano tutelati. E l'arte deve continuare a vivere nel teatro, deve continuare a vivere attraverso il contatto col pubblico e non per forza solo attraverso i social e anche per le piccole realtà. Il Mago, il tuo nome, deriva anche
dall'amore per la magia che crei con la musica? Il mio nome, sì, deriva dall'amore per la magia, perché, come dico in un brano, la magia non esiste, ma siamo noi e quello che facciamo. La magia siamo noi e quello che facciamo. E tu produci tantissima ottima musica. Devo dire che però il mio brano preferito è questo che andiamo a vedere adesso. Io sono stanco di te, non me ne fare una colpa. Sarà che hai sempre ragione, l'avessi io mezza volta. Io sono stanco di chi ancora prova a capire chi vuole essere per gli altri ciò che dentro l'opprime. Io sono stanco di me quando mi vedo piangere. Io sono stanco perché corre il tempo ed io non voglio crescere. Ma se mi ami domani rimani e prova a cambiarmi i piani. Come un esame da rifare ancora, come i temporali. Tieni sempre presente che niente rimarrà lì per sempre. Come il tempo, come l'onda, come l'opinione della gente. Temporali, un brano pazzesco veramente, non perché grazie. Sei qua, lo ascolto anche quando non devo preparare la tua intervista. Volevo chiederti però cosa succede quando i singoli si superano, nel senso si è soliti promuovere l'ultimo e magari poi si accantonano quelli passati. Sì, è vero. Fa male. Fa male, ma poi ritorna la bellezza nei live, quindi poi quando li canti tutti è come se fossero tutti usciti quel giorno. Live, l'hai detto tu, è quasi primavera, quasi bella stagione. Che come sarà la tua primavera, la tua estate sotto il punto di vista dei live? Al momento sto pensando a preparare nuova musica ed è importante questo, ma sono sicuro che quest'estate ci sentiremo, anzi molto presto, per annunciare magari qualche evento live in città. Ah, non vediamo l'ora, anche perché vedo attraverso i sondaggi che lanci su Instagram che sei super richiesto in lungo e largo. Sì, sì. Abbiamo preannunciato il tuo desiderio di partecipare al Festival di Sanremo nelle nuove proposte. Il sito di musica AllMusic sta lanciando ai propri follower una richiesta, una sorta di Fanta Sanremo, di completare un po' una lista di artisti che si vorrebbe vedere sul palco dell'Ariston. Dovendola stilare tu, insieme a te, chi vorresti vedere magari per la prima volta e chi riporteresti al festival che magari non si vede da tanto troppo tempo? Allora, se questa domanda me l'avessi fatta prima del festival ti avrei detto l'articolo 31. Mi sarebbe piaciuto. Ma adesso io ti direi, vorrei vedere me stesso innanzitutto. Poi, number one. Certo. Poi ovviamente il mio amico Maninni, che non devo mai lasciare. E poi mi piacerebbe un sacco gareggiare con Ultimo. Tanto. Pezzi da 90. Ci sono invece degli artisti che hanno calcato, magari tempo addietro, l'Ariston, non hanno più le carte giuste in tavola per poter partecipare e tu li vorresti rivedere? Vasco Rossi. Tutta la vita Vasco Rossi. Beh, Grignani si è fatto rivedere quest'anno e devo dire anche, a differenza di quanto dicono tante persone, si è fatto vedere bene. Cioè, che bello. È stato il più sincero del festival. Vero, esatto. Il più vero. Laura Pausini ha di recente detto che lei non tornerebbe a Sanremo perché bisogna rispettare una gerarchia. Non sono del tutto d'accordo, perché penso che poi alla fine conti la musica, quindi non tanto il discorso della gerarchia quanto il pezzo che porti. Se un pezzo è bello merita di calcare quel palco. Da manager e scopritore di nuovi talenti, invece, a chi daresti questa chance insieme a te? Io però non sono così tanto aggiornato sulle nuove leve emergenti, perché ascolto sempre chi sta sempre più in alto di me, quindi non... E perché non poi so magari dire. Vuoi andarci tu? Certo, vado alla concorrenza. E basta. Che filo diretto hai con i tuoi social, con chi ti ascolta, con chi vuole più curiosità dal tuo profilo social appunto? Sei su Instagram, sì. È il filo più diretto che hai con i tuoi ascoltatori o stai sperimentando altre piattaforme? Instagram è il profilo, cioè l'unico social che utilizzo, perché i social mi rompono le scatole da morire. Quindi utilizzo Instagram e comunico lì, rispondo praticamente a tutti. Molti vorrebbero che i musicisti si affacciassero a TikTok come obbligo. Non ce la faccio.
No, dai, io faccio musica, non faccio il TikTok. Guarda che tutti quelli che sono andati a Sanremo poi si sono dovuti fare il profilo di TikTok. E allora facciamo che vado prima a Sanremo e poi vediamo. Quindi là potresti iniziare a pensarci. Anche se ce l'ho il profilo TikTok, usato sporadicamente, sporadicamente. Ho visto, perché anche Instagram fai delle apparizioni, ma è tutto abbastanza misurato. Sì, 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 ma perché appunto io amo vivere i momenti, non amo sempre far vedere cosa faccio, dove sono. Non sei super dipendente. No, 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 assolutamente. Invidio. Va bene, ti ringrazio per aver partecipato a questa Grazie puntata di Telebari Social Night. Un appello, un saluto però a chi sostiene la tua musica, lo fa con i commenti, lo fa con le visualizzazioni, con le condivisioni, parlandone, perché ancora il passaparola, ascolta quanto è bello questo brano, funziona ancora. Sì, funziona, devo dire veramente grazie a tutte le persone che mi ascoltano, che continuano a spronarmi a fare musica e a credere nei miei sogni, perché solo grazie a loro se io sono ancora qui. I tuoi fan numero uno chi sono? Sono i ragazzi. Beh, cioè, no, c'è il nome di c'è una ragazza, e adesso la nomino perché mi ricordo il suo nome, che si è tatuata una frase di una mia canzone, di ogni canzone col mio autografo, e si chiama Gloria Mossa. Gloria! Ciao Gloria, io non mi dimentico di te. Eh beh, che emozione è stata. No, bellissimo. Cioè, incredibile, è incredibile. Vorrei anch'io poter salutare i miei fan, saluto tutti, ma siete tutti immaginari perché non ne ho. Però se due o tre vi voleste ritrovare qui, noi torniamo la prossima settimana. Grazie mille, Telebari Social Night termina qui, grazie mille al Mago per essere stato. Grazie a tutti voi, ciao. Ciao. Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Conserva, trasporti e logistica. City Moda. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Acmei.